Buongiorno a tutti, io sono Marco del canale di Commissar Technology. Vi auguro un buon Natale e per regalo oggi andiamo a fare l'unboxing dello smartwatch DT93, che vuole essere il cugino alla lontana dell'Oppo Watch da 46 mm. Andiamo a vedere insieme se lo sarà. Un abbraccio a tutti. Qua oggi andiamo a fare l'unboxing del DT93. Ecco la scatola. Qua vediamo il colore. Ai lati non c'è nulla e dietro non c'è nulla. Andiamo ad aprire la scatola. Qui troviamo il corpo dell'orologio. Qua sotto troviamo cinturino con attacco da 18 e larghezza da 22 e la chiusura del cinturino in stile Oppo Watch. Qui troviamo il cavetto di ricarica a 4 contatti, poi vi dirò perché. E questo è il manuale delle istruzioni in varie lingue, tra cui udite udite c'è anche l'italiano. Perfetto, andiamo a prendere l'orologio e lo spacchettiamo. Eccolo qua in tutta la sua bellezza. Come vediamo, lo schermo ai lati tutti e due sondati come nell'Oppo Watch. Da questo lato abbiamo tasto di accensione e ritorno alla schermata home e tasto per aprire attività fisiche e al centro un microfono. Nel retro abbiamo il contatto magnetico per la ricarica. Eccolo qua, contatto magnetico per la ricarica. I sensori biometrici. Da quest'altro lato abbiamo i due speaker che sono qua in basso, eccoli qua, e qua e di qua gli agganci. Ok, lo andiamo ad accendere nel frattempo che si accende. Le dimensioni sono 38 x 44 per 10,5 mm di spessore. La cassa è lega di zinco e sottoplastica. Lo schermo è un TFT da 1,78 ed è 320 x 385. Il vetro è temperato. La batteria è una litio da 230 mAh e ci mette all'incirca 2 ore per ricaricarsi. Loro dicono che la batteria dura 3 giorni in uso normale, 5 giorni in stand-by e poi dicono che fa 30 ore di esercizio, 10 ore di chiamata Bluetooth e 24 di rilevamento cardiaco. Andiamo ad accendere. Qua. Il Bluetooth è un 5.0. E mi pare di avervi detto tutto. Impostiamo la lingua in italiano. Dall'alto parte bassa abbiamo il centro di controllo dove abbiamo il non disturbare, l'impostazione del risparmio energetico, l'impostazione multimediale per le chiamate, la luminosità che è manuale, non è automatica. Come vedete, lo abbassiamo un po', eccoci qua. Poi le impostazioni, dove abbiamo sempre la lingua, l'impostazione
la luminosità del display, dopo che abbiamo il selettore delle watch face, che sono 1, 2, 3 e 4, di cui una può essere cambiata dall'applicazione. Rimettiamo questa, riandiamo giù sulle impostazioni, la luminosità del display, abbiamo la luminosità che abbiamo visto prima, la durata del display on, quindi quando arriva una notifica e si accende il display si può far durare fino a 9 secondi, la durata dello schermo con il polso, quando lo si sveglia con il polso, fino al massimo di 6 secondi, e qui a posto. Poi l'intensità della vibrazione fino a 3, lo stile del menu se ne possono avere 2, poi il QR code per lo scarico dell'applicazione sullo smartphone, la batteria, dove qui vi dice quanta batteria rimasta, si può attivare il risparmio energetico sempre da qua, le impostazioni dove abbiamo info, tutte le informazioni dello smartwatch, il reset di fabbrica e lo spengimento. Poi qui abbiamo la ricerca del cellulare, da quest'altra parte abbiamo sempre le informazioni e lo spengimento. Perfetto, da sinistra verso destra abbiamo tutte le applicazioni, quindi abbiamo il registro delle chiamate, i contatti frequenti, il tastierino per comporre le chiamate, il controllo musicale che può essere effettuato sullo smartphone oppure proprio nello smartwatch, perché lo smartwatch praticamente ha una memoria di 512 MB e quindi possono essere caricate delle canzoni e ascoltate direttamente sullo smartwatch. Queste sono praticamente gli sport, che sono la camminata, la corsa, il ciclismo, la scalata, il basket, lo yoga e l'ellittico. Poi abbiamo il riepilogo dei passi giornalieri con un piccolo grafico sotto ora per ora. E andiamo giù. Poi abbiamo il registro delle attività sportive, il rilevamento dei battiti cardiaci, il rilevamento della pressione sanguigna, il rilevamento dell'ossigeno, il rilevamento dell'ECG, l'elettrocardiogramma, il rilevamento del sonno, la sveglia, il cronometro, il timer, poi questi i messaggi con le notifiche, la ricerca sempre del cellulare e qui sempre le impostazioni. Ok. Poi abbiamo dal basso verso l'alto sempre i messaggi e le notifiche, da destra verso sinistra abbiamo sempre il riepilogo dei passi giornalieri, il rilevamento dei battiti cardiaci, il rilevamento del sonno e il meteo. Perfetto. Poi se noi premiamo il pulsante in basso, andiamo sulla home, se noi premiamo il pulsante in alto ci porta praticamente agli sport. Perfetto, mi pare di avervi detto tutto. Un'altra cosa importante, se noi spengiamo lo smartwatch, lo mettiamo a riposo, lo possiamo attivare anche con un tap. Perfetto, adesso andiamo a vedere l'applicazione. Bene, l'applicazione è FitCold Pro, la apriamo. Andiamo in device, aggiungi dispositivo, ricerca, il dispositivo è questo qua, diciamo collega, il dispositivo è collegato. Adesso questa abbiamo la pagina iniziale, dove abbiamo i passi del giorno, le calorie bruciate, la distanza e l'obiettivo. Questo è il sonno, che lo avete per il giorno, per la settimana e per il mese. Poi abbiamo la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l'ossigenazione del sangue, l'ECG,
e questo, premendo questo pulsante qua, si avviano tutte le misurazioni insieme. In alto qua a sinistra abbiamo le attività sportive, voi potete fare a piedi, correre e alpinismo direttamente dallo smartwatch. Vedete qua c'è il GPS che si è collegato e lui userà il GPS dello smartwatch oppure dello smartphone. Oppure se andate qua in esercizio cumulativo, qui troverete tutti gli esercizi che voi fate con lo smartwatch, verranno tutti quanti registrati qua. Poi in device abbiamo innanzitutto le notifiche. Questo serve per attivarle tutte quante insieme e voi le notifiche avete la chiamata in promemoria, l'SMS, la posta, WeChat, Facebook, QQ, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, KakaoTalk, Viber, Skype e ultimamente con un nuovo aggiornamento c'è anche Telegram. Poi abbiamo per impostare la sveglia, qui potete impostare la sveglia come vi pare, in ripetizione, avete una marea di impostazioni che potete mettere. Poi il problema è la sedentarietà e potete anche decidere quando deve essere disattivo. Poi avete il prememoria dell'acqua, ecco qua sempre con l'aria e tutto quanto. Poi avete componi le impostazioni, questi sono i quadranti. Ora lui si sta collegando a internet e qua ci sono i quadranti, sono 3, 6, 9, 12, 15, sono 20, di cui uno di questi è questo qua che lo potete impostare voi come vi pare, dopo faremo un tutorial, farò un video con tutorial a parte. Ok, il bollettino meteo voi lo attivate e praticamente sullo smartwatch avete il meteo con la località che praticamente con la località impostata nello smartphone. Poi c'è il ruolo del polso per attivare, questo serve per attivare l'orologio alla durazione del polso e potete impostare l'orario, questo è comodo così la sera lo disattivate. La misurazione continua serve per fare ogni ora la misurazione di tutti quanti i dati biometrici, mentre qua potete scegliere da che orario a che orario deve essere attivo. Ok, poi abbiamo trova il dispositivo per trovare lo smartwatch, il polso in cui si indossa, il formato dell'ora, i contatti frequenti, questi poi quando faremo la recensione vedremo come funziona. Apri la fotocamera, se voi scuotete praticamente l'orologio o il polso scatta una fotografia. Questa qua è la versione del dispositivo per vedere se ci sono aggiornamenti firmware, già c'è stato un aggiornamento firmware. Il ripristino di fabbrica. Da quest'altra parte avete questo qua che è il Google Fit, che potete praticamente trasferire tutti quanti i dati al vostro account Google Fit. Qui potete impostare praticamente quello che i traguardi in cui voi dovete arrivare durante il giorno, 8000 passi, 5 km e 250 calorie, li potete impostare come vi pare. Queste sono le unità di misura. La FAQ vi spiega alcune cose, se avete qualche problematica cercate le risposte direttamente qua. Le impostazioni sono gestione dell'account, aggiornamento della versione del programma, questo qua è per farlo funzionare quando lo smartphone sta a riposo, qui chi siamo, e questo è importante perché praticamente voi qua potete mettere se avete qualche problema con l'applicazione, potete scriverlo qua e mandare dei messaggi a chi fa l'applicazione. E praticamente io ho visto che in tanti abbiamo mandato i messaggi che volevamo le notifiche di Telegram e hanno messo le notifiche di Telegram che prima non c'erano. Bene, per adesso è tutto quanto, io vi do un abbraccio, vi auguro nuovamente buon Natale e poi ci rivedremo al prossimo video. Lasciate un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando, grazie.